Find in America people whose hearts are open to your message of hope. And America and the world need this message. From the dawn of the Republic, America's quest for freedom has been guided by the conviction that the principles governing political and social life are intimately linked to a moral order based on the dominion of God, the creature. 200 anni fa, i padri fondatori hanno fatto il miracolo laico di costruire uno Stato moderno, rigidamente separato dalla Chiesa e nello stesso tempo under God, sottomesso a Dio. Uno dei pregi della Chiesa Episcopale e in realtà della tradizione anglicana è che noi non siamo definiti da dottrine e da dogmi. Certamente crediamo nel primato della Bibbia, ma oltre a ciò, quello che ci unisce e in effetti ci definisce è la nostra fede comune. La gente legge le scritture in modi diversi e le interpreta differentemente, a volte bene, altre meno. E questo è tipico di quello che sta succedendo nella cultura e nella società contemporanea. Noi siamo una chiesa cristiana non denominazionale, indipendente. Crediamo molto nella Trinità e crediamo molto nell'importanza di Gesù. Lui è il Redentore, il Salvatore. Dobbiamo credere in Lui, questo è il nucleo della nostra dottrina. Noi siamo la società di New York per la cultura etica. Siamo per una cultura interpersonale e allo stesso tempo globale e per tutto ciò che c'è nel mezzo. Noi siamo l'espressione religiosa dell'umanesimo che ha come nucleo centrale l'etica. Per questo ci impegniamo molto nelle nostre relazioni interpersonali. Said I acknowledge the pain which the church in America has experienced as a result of the sexual abuse of minors. No words of mine could describe the pain and harm inflicted by such abuse. Noi donne siamo la metà, anzi di solito siamo più della metà delle persone che frequentano le chiese. Penso sia una tendenza universale. E le prime chiese avevano sicuramente donne in posizioni di potere, servivano come diaconi, lo sappiamo dalle scritture. E ci sono indizi sostanziali che siano state vescovi nella chiesa antica. Penso che lo spirito non agisca solo sui religiosi, non semplicemente nei maschi, ma la fede è in tutte le persone di Dio. We are the church of the
Noi siamo la Chiesa del Nuovo Testamento, come Gesù l'ha organizzata. Il primo apostolo è stato chiamato da Dio Joseph Smith. Non ci sono segreti nella nostra religione. Certo, ci sono posti come il Tempio dove solo i membri possono andare. Sono nato in una famiglia cattolica, i miei erano osservanti. Ho capito chi era Gesù, ho capito il mio bisogno di accettarlo come Salvatore, ho capito la sua morte, la sua sepoltura, la sua resurrezione. Ho capito tutto questo molto bene. Poi ho iniziato a cercare una chiesa in cui qualcuno mi spiegasse bene cosa c'era di nuovo nella parola di Dio, come applicarla alla mia vita. Cambiare chiesa, ma non fede, perché la fede cristiana rimane sempre centrale nella mia vita. Il film si chiama Expelled, espulsi, l'intelligenza è vietata. Esce in questi giorni in centinaia di sale americane. Documentario di denuncia nello stile di Michael Moore è il viaggio di Ben Stein, comico e autore neoconservatore, nel mondo accademico, con una tesi: il pensiero moderno è vittima dell'egemonia scientifica. Quella per il creazionismo è una delle battaglie fondative della Christian Right, la destra evangelica. Un forte impulso al movimento è giunto dalla Passione di Cristo. Il film di Mel Gibson 4 anni fa è stato un momento fondamentale per gli evangelici americani. Snobbato dagli studios, Gibson per la promozione si rivolge allora direttamente alle parrocchie integraliste, inviando centinaia di DVD ad uso di preti e pastori per parlare del film nelle prediche. Si organizzano proiezioni nelle chiese. The course of American history in this process, which forged the soul of the nation, religious beliefs were a constant inspiration and driving force, as for example in the struggle against slavery and in the civil rights movement. Penso che come chiesa afroamericana, la nostra chiesa sia sempre stata interessata alla politica e sia sempre stata una chiesa che critica la struttura politica e critica il paese. La chiesa nera in America deriva dalla schiavitù, che era un sistema ingiusto. È una parte del Vangelo a indicare le cose che sono ingiuste e scorrette nella nostra società e a parlare per chi non ha voce, non ha potere, non riesce a farsi sentire nella vita di tutti i giorni. Quindi è responsabilità della chiesa essere la voce di chi non ha voce nella cultura di oggi. Dear friends, in our attempt to discover points of commonality, perhaps we have shied away from the responsibility to discuss our differences with calmness and clarity, while always uniting our hearts and minds in the call for peace. We must also listen attentively to the voice of truth. Se guardi indietro, prima dell'11 settembre, trovi le stesse cose. Musulmani nelle moschee che pregano Dio, temono Dio, amano Dio e si avvicinano al suo cospetto con umiltà. Perché questo è l'Islam. E il musulmano segue gli insegnamenti di tutti i profeti. Mosè, Maometto, Gesù o Abramo, tutti loro. Noi non distinguiamo tra di loro. Hanno un messaggio e il loro messaggio è celebrare un solo Dio. It's from slavery to freedom. Abbiamo avuto momenti molto difficili nelle relazioni tra cattolici ed ebrei. Comunque dal Concilio Vaticano II le relazioni si sono evolute per il meglio e anche i rapporti tra le nostre comunità sono buoni. Assieme abbiamo lavorato per il bene di tutta l'umanità ed è stato anche importante il riconoscimento da parte della Santa Sede dello Stato di Israele, che celebra il suo 60° anniversario quest'anno.
Se seguiamo gli insegnamenti del Corano, o della Torah, o della Bibbia, c'è un messaggio. Bisogna amarsi l'un l'altro. Allora perché queste guerre? Credo al 100% che non sia per la religione. È per il fraintendimento della religione e a causa di motivi politici, per il petrolio, i soldi, il predominio e la superiorità su altre nazioni. I confini sono più vicini, ma il rovescio della medaglia è una crisi di identità. Ogni particolare religione, qualsiasi essa sia, dovrebbe essere libera di rivendicare la propria identità. Cristiani, ebrei, musulmani, siamo parte di un'unica umanità. Possiamo scegliere di nuotare insieme oppure affonderemo insieme. The full guarantee of religious liberty cannot be limited to the free exercise of worship, but has to give due consideration to the public dimension of religion, and hence to the possibility of believers playing their part in building the social order. You know, it says in John. Oh, sa, nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice ai suoi discepoli: non mi avete scelto voi, vi ho scelti io. Ed è molto significativo essere scelti. Non c'entra il merito, nemmeno perché sei speciale, ma sei veramente scelto per servire. Io ci ho messo circa 2 anni per sentire la mia vocazione. Penso che stiamo assistendo a un allontanamento dalle pratiche religiose tradizionali. In Europa sta avvenendo da 60 anni, in questo paese soltanto adesso, una evoluzione in favore di un approccio più personalizzato alla religione e alla morale, che prenda in considerazione il mondo che ci circonda, senza essere relativisti, ma sicuramente situazionisti. La Chiesa non dovrebbe sostenere dei candidati, ma se mi chiede se appoggiamo un candidato specifico, no, io non l'ho fatto. Ho parlato più del mandato biblico di giustizia e correttezza e penso che tutti i candidati dovrebbero impegnarsi su questi temi. Certo, la maggior parte delle chiese afroamericane appoggia Obama, ma ancora voglio dire, questa è New York, è uno stato dove Hillary Clinton è senatore. Io ho fatto la mia scelta, ma penso che non dovrei esprimerla pubblicamente. Negli Stati Uniti c'è una fede molto più forte di altri posti. Penso che siamo ancora una nazione cristiana, una nazione molto cristiana. Comunque l'America è costruita sulla libertà religiosa e quindi noi abbiamo diverse religioni, così come dovrebbe essere. Le persone dovrebbero avere il diritto di scegliere la propria religione. Il mercato cristiano è ormai un dato acquisito e in espansione. A volte il tappeto rosso conduce direttamente all'altare. Questo il lancio di Left Behind, serie fanta biblica sul giudizio universale. Il cinema è divertimento, ma anche messaggio. Il nostro è un messaggio cristiano e speriamo che la gente ne tragga qualcosa in più del solito. Intanto, Expelled si appresta a gettare benzina sulla polemica Teocon. Il film accusa l'ipotesi darwiniana di aver permesso lo sterminio nazista. Non farà forse nuovi proseliti, ma dimostra quel misto tutto americano di fede, cinema e politica. Dicevano i padri fondatori: una religione è una tirannia, 2 religioni si fanno la guerra santa, 1000 religioni, libertà per tutti. E che l'idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra. Front rows, back rows, get it trampled. Yeah, coming down, new sound, should be thankful.